Ok ragazzi, nuovo video e buone feste a tutti quanti. Oggi vedremo come non ingrassare durante le feste. Allora, partiamo dal presupposto che il titolo è un po' provocatorio. Comunque, generalmente, quello che vogliamo andare a vedere, di cui vorrei parlare, sono alcune strategie per tamponare un po' quello che succede normalmente durante le feste. Ci si rilassa un po', soprattutto da un punto di vista alimentare, e vediamo allora come comportarci, almeno quello che è il nostro punto di vista, proprio perché su Direct ci state mandando tantissime domande. Nello specifico vi darò 5 consigli che potete utilizzare, che potete seguire e che ovviamente vi aiuteranno a passare incolumi tutto questo periodo. Partiamo col primo. Ah no, aspetta, prima di iniziare ricordatevi di seguirci sui nostri canali, quindi YouTube, ma soprattutto Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, sia il canale Rhino Coaching che quello nostro, quindi ludovico.lemme, Giorgia_RhinoCoaching. Quindi detto questo, passiamo ai 5 consigli. Allora, primo consiglio: allenatevi dannazione. Allora, se c'è una cosa che dovete mantenere durante un periodo di feste e in generale nel vostro anno, in qualsiasi momento, è l'allenamento. L'allenamento è la chiave di tutto, un po' non tanto il vostro salvagente, perché non voglio discorsi mi alleno per mangiare di più, no, in realtà mangio per sostenere l'allenamento, però logicamente siamo umani, abbiamo bisogno di un po' di relax, ma questo relax sfruttiamolo per goderci quello che è l'essenza più intima del nostro sport, ossia l'allenamento sportivo. Quindi godiamoci il fatto di non avere ritmi lavorativi, di poter mangiare un po' di più, quindi non avere troppo lo stress alimentare, e di spremerci veramente in allenamento, direi divertirci, però in realtà di divertimento poi non si tratta, sapete la nostra filosofia, comunque di spremerci e goderci il nostro sadismo, il nostro masochismo in allenamento, ecco. Quindi primo punto, sto cercando di fare, allenatevi ovviamente il più possibile, logicamente se state in vacanza in un paesino sperduto, avete un'impossibilità di allenamento, riducete la frequenza, magari se ne avete bisogno impostate uno scarico attivo, insomma vedete un po' voi, però mantenete comunque una certa mole di allenamento abbastanza costante, senza dovervi ammazzare, senza dovervi stressare, ma anzi vedendola come la possibilità di allenarvi in maniera totalmente spensierata. Secondo consiglio, sempre collegato all'allenamento: cercate di far coincidere i pasti principali, tendenzialmente i pasti più ricchi, quindi il 24 sera, il 25 mattina eccetera, con i post workout. Quindi per esempio il 24 sera si sta tutti insieme, che bello, ok, però io magari il pomeriggio vado a farmi un allenamento gambe, non lo so, un allenamento di dorso, di back, mi spremo già pensando al fatto che poi mi rilasserò totalmente, mi passerò una bellissima bellissima serata, quindi mi spremo al massimo, vado. E ovviamente qual è il concetto? Che dopo l'allenamento da un punto di vista recettoriale ormonale c'è una migliore capacità di gestione di quelli che sono i nutrienti. Per dirne una, il GLUT4, i recettori del glucosio, sono molto attivi nella membrana cellulare, quindi tutto il glucosio, tutti i carboidrati che gli daremo, quelli se li vanno a prendere, li buttano e schiaffano nel tessuto muscolare. Quindi questa è sicuramente un'ottima strategia, ma ovviamente anche in questo caso non ammazzatevi, non è che dovete allenarvi e poi di corsa correre alla vigilia e sfondarvi di cibo, insomma deve essere una cosa soft, quindi nei limiti di quello che potete fare cercate di far coincidere i pasti più abbondanti nel post workout. Terzo suggerimento, il digiuno intermittente, ne ho già parlato in un video precedente, è un'ottima soluzione. Questo perché? Perché tenderò a stare un po' a digiuno durante la giornata e l'unico pasto che farò sarà magari il pasto della vigilia, in cui potrò permettermi un po' di più. Ora, il primo effetto è logicamente quello che non potrò mangiare più di tanto se sono un essere umano normale, insomma so che in questo settore ci sono molte eccezioni, però generalmente non potrò mangiare più di tanto in un unico pasto, quindi ok, saranno 3000 calorie, 3500, comunque sono sempre meglio di un 5000, 6000 calorie di un cheat day intero, cioè mi alzo il giorno della vigilia e inizio a mangiare tutto quello che mi capita da mattina a sera. Quindi magari far combaciare tutto quanto in un unico pasto mi permetterà di limitare un po' l'input calorico e stare generalmente più tranquillo. Ovviamente per impostare un digiuno del genere io non vi dico di digiunare necessariamente tutto il giorno, ma magari mangiate soltanto moderate quantità di carne, di proteine, con pochi grassi, della verdura, insomma state abbastanza tranquilli e cercate di mangiare normalmente nell'unico pasto. Ok, l'unica cosa che vi dico, se utilizzate questa strategia non prendetela come un posso mangiare quel che voglio, cioè digiuno tutto il giorno, arrivo famelico e mi sfondo di cibo, di tutto quello che mi sono immaginato durante la giornata, questo è assolutamente sbagliato. No, dovete mangiare normalmente, è questa l'idea del digiuno intermittente. E questo mi porta al quarto consiglio. Il quarto consiglio è: mangiate quello che vi va quanto ve ne va. Ossia, qual è il concetto? Molto spesso quando facciamo un cheat, uno sgarro, ci viene da mangiare un po' tutto quello che c'è, indipendentemente dal fatto che ci piaccia o no, e ci viene da mangiarne anche un po' di più, perché quando mi ricapita, quando è che posso farlo? E questo è un comportamento a mio avviso sbagliato. Si
ci si concentra in questo caso, parlando di cheat, solo su quello che mangiamo, ci si perde un po' tutto il resto, tutto il contesto. Insomma, non stiamo a sgarrare, stiamo festeggiando il Natale, sono cose diverse, ok? Quindi qual è il concetto? Innanzitutto mangiate quello che vi va, nel senso, vi piace il torrone, mangiatelo, non vi piace, non dovete mangiarlo necessariamente, se non vi piace lasciatelo là. Vi piace, non lo so, l'abbacchio, mangiatelo, se non vi piace non mangiatelo. Stessa cosa per il pesce, a me ad esempio non piace il pesce, non piace quasi per niente, ci sono poche cose che mi piacciono. Se fanno la pasta col pesce è una delle cose che detesto di più, perché mi rovina la pasta, lo so, questi miei gusti personali, quindi logicamente se fanno la pasta col pesce magari l'assaggio per cortesia, però poi alla fine non me la mangio, ma semplicemente perché non mi va. Poi mi sazio, sto tranquillo, mangio quello che mi va, però cerco di non esagerare a questo punto di vista. Secondo punto, mangiatene quanto vi va, quindi di nuovo non deve scattare il discorso solo oggi posso, quando mi ricapita allora ne mangio in abbondanza, faccio la scorta che mi mangio praticamente tutta la caponata che mi mangerei in un anno, me la mangio in una sera, comunque sto a posto e rientro nel mio anno. No, questo è assolutamente sbagliato, mangiatene quanto vi va, dovete alzarvi che vi sentite sazi ma tranquilli, non vi dovete sentire, non dovete far fatica a respirare, non dovete sentirvi male, ok? Questa è una cosa molto molto importante. Fermatevi quando vi va di fermarvi, non è che se ne avanza un po', se dovete mangiarla per forza perché solo adesso potete, ok? E questa è una cosa assolutamente importante che vi permetterà di vivere in generale le feste, il periodo natalizio, molto molto meglio. E passiamo quindi infine al quinto punto. Come sfruttare tutto questo, come sopravvivere alle feste? Ora, è sbagliato il concetto di sopravvivere alle feste, che è un concetto che sentirete, starete sentendo molto. Sono feste, sono vacanze, godetevele, state bene, godetevi tutto il resto. Il problema nel nostro caso è logicamente che quando so che devo andare a mangiare alla vigilia, so che devo andare a mangiare il 25 a pranzo, che magari c'è la nonna, che magari ci sono i familiari, ci sono gli amici che portano le cose, io già penso a quello che mangerò. Ma è sbagliato, perché dovete concentrarvi su questo? Voi sedetevi a tavola e state tranquilli, potete operare queste diciamo soluzioni, quindi potete operare l'IF, farlo coincidere col post workout, dovreste continuare ad allenarvi perché comunque se state facendo questo sport, io spero che lo facciate perché vi piaccia, e la vacanza è il momento per godersi l'allenamento a pieno perché siamo meno di fretta eccetera. Però una volta che vi sedete a tavola, alzate lo sguardo dal tavolo e guardatevi intorno, guardate chi sta con voi, godetevi quei momenti con quelle persone, parlate, cercate, pensate ad altro, non ha senso stare là e tenere lo sguardo fisso al tavolo e stare sempre a pensare quella fetta sta avanzando, mo me la mangio, mo me la devo, no però non posso, no però avanza, mo non se la prende, mo se la prende zio, no non se la prende, ma la prendo io perché è l'ultima, avanza quando, cioè, Quindi sostanzialmente il cheat, la vigilia, questi pasti qua, ma anche il cheat del sabato sera, lo sgarro, non deve essere vissuto come uno sgarro alimentare. Okay, dovete vederlo più a 360 gradi, dovete godervi tutto il contesto e vedete che se vi distanziate un attimo, se iniziate a pensare a tutto quello che circonda, che vi circonda e che vi sta circondando in questo momento, sarete molto più rilassati e vivrete sicuramente meglio. Non avrete atteggiamenti compensatori dopo i pasti, che sono assolutamente deleteri, ma semplicemente direte porca vacca, ho passato proprio una bella serata, sono stato bene. Non sarete iperappesantiti, non vi sentirete in colpa, ma sarete semplicemente felici. E io vi ricordo che siamo atleti, almeno io mi auguro che voi vi sentiate atleti. Se siete atleti, dei carichi calorici non devono preoccuparvi assolutamente. Certo, non dico che non ingrasserete assolutamente mai mangiando quello che vi pare, però sicuramente tamponerete, sicuramente sfrutterete questo boost, questo botta energetica in allenamento per essere più performanti, ricaricherete le scorte di glicogeno, insomma non dovete essere ossessionati dal non sgarrare, non mangiare, perché stiamo facendo questo per stare bene e questa è una cosa assolutamente importante. Ora io concludo rimandandovi al profilo di Carolina Strada su Instagram, che trovate qua sotto in descrizione o qua sotto da qualche parte, perché sono sicuro che lei posterà degli argomenti molto interessanti e delle riflessioni molto interessanti su sul Natale, sugli sgarri, così come ha fatto fino adesso. Quindi andatevi a vedere il profilo perché è una tematica molto vicina a quella che ho affrontato in questo video, quindi ci tengo perché è veramente veramente in gamba e dà degli spunti veramente geniali. Quindi detto questo, io ragazzi vi invito a seguirci come al solito sul canale YouTube, di seguirci su Instagram, sul quale siamo particolarmente attivi, sia il canale Rhino Coaching sia i nostri personali, quindi Ludovico.lm e Giorgia_Rhino Coaching. E detto questo, vi rimando al prossimo video e vi auguro buone feste.